Idea Web TV, oggi giovedì 18 ottobre 2012, parliamo di attualità e di politica, visto anche l'interlocutore telefonico che abbiamo qui con noi oggi, l'onorevole Guido Crosetto del Popolo della Libertà. Guido Crosetto che ieri ha rinunciato alla carica di presidente della GEAC, società che gestisce l'aeroporto cunese di Levaldigi. Ben trovato onorevole, buona giornata. Buongiorno a lei. Da quello che è trapelato attraverso vari organi di stampa, lei ha detto: è inutile stare a perdere tempo, ho letto tra le pieghe del regolamento e quindi rinuncio a questo incarico, fermo restando comunque il mio impegno per favorire, per promuovere anche esternamente lo sviluppo dello scalo aeroportuale della Granda. No, in realtà io le dimissioni al Consiglio di Amministrazione le ho già comunicate 2 settimane fa, quando, leggendomi la legge, visto che i radicali di Torino avevano detto che c'era un'incompatibilità in base a una legge del 50 tra il parlamentare e il presidente di una società che in qualche modo esercitasse un'attività sulla base di una parte dello Stato. Quindi, detto quello, 2 settimane fa ho detto al Consiglio: cercate con un altro presidente, questa è incompatibile, tanto più che l'incarico era totalmente gratuito, quindi va bene così, cioè nel senso che io fossi stato in loro non avrei sollevato il problema per una persona che si era messa a disposizione gratuitamente per cercare di dare una mano. Ciò non toglie che posso farlo lo stesso senza questo presidente, quindi va meglio così. Decisamente. Spostiamoci dall'ambito locale all'ambito più complesso e articolato nazionale di questi giorni. Onorevole, lei è un profondo conoscitore oramai della vita politica nazionale, essendone parte integrante. Che futuro prevede per il suo partito, per il PDL, in queste fasi particolarmente complicate e concitate, direi anche? Ma purtroppo penso di non essere un conoscitore, perché non riesco a capire la situazione della politica italiana e tanto più quella del PDL in questo momento. Anzi, sono molto spesso un osservatore che rimane allibito. Per cui quello che sto facendo io è cercare di fare alcune battaglie che sicuramente non mi fanno amaro all'interno del partito, ma con un obiettivo: quello, o si riesce a cambiare qualcosa, o per quanto mi riguarda, a tornare a casa a fare il vecchio mestiere che facevo, cioè l'imprenditore che continuo a fare in alcuni weekend o durante la sera. Beh, non è un problema, quindi vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Quindi, se invece dovesse continuare sulla strada della politica, per lei è possibile parlare di un futuro anche al di fuori del Popolo della Libertà? Per me è possibile parlare di un contenitore di centrodestra che in qualche modo faccia quello che si sta facendo a sinistra, cioè un rinnovamento profondo della classe dirigente, ma soprattutto che elabori un programma, delle idee per il futuro del paese, cioè che dica ai cittadini qual è la strada che propone ai cittadini, perché quella che viene proposta adesso dal governo tecnico, che viene votato dal mio partito, ma che io molto spesso voto la fiducia, è una strada fatta di tasse, cioè una strada in cui a pagare i problemi sono sempre i soliti cittadini. Qui anch'io mi tolgo la casacca da parlamentare, sono cittadino, cioè è una cosa intollerabile, perché ormai non è più sopportabile a livello delle famiglie e delle imprese quello che sta succedendo. E noi ringraziamo l'onorevole Guido Crosetto, che ha spaziato con noi dal locale al globale, appunto sull'attualità della Granda e su quello che è la considerazione degli fatti generali della politica italiana. Grazie ancora onorevole, arrivederci, a presto.